Sarà necessaria una nuova convocazione dell'assise comunale per discutere il regolamento per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, lo schema di convenzione tipo per gli organismi di terzo settore per l'utilizzo gratuito di immobili e una variante al piano strutturale comunale per la realizzazione di attività produttive e l'ampliamento di strutture alberghiere. Soprattutto per quest'ultima bisognerà prevedere uno specifico punto all'ordine del giorno per ogni richiesta e non un argomento generico. Il Consiglio di venerdì scorso a Scalea, quindi, in poco più di 2 ore, si è concentrato soprattutto sul bilancio di previsione per l'anno in corso, scatenando il fuoco incrociato tra maggioranza e opposizione. Prima delle considerazioni di carattere politico, il consigliere con delega al bilancio, Franco Di Giorno, aveva presentato la relazione tecnica. Un documento caratterizzato da tagli, in ossequio all'indirizzo del governo centrale, meno 70% per le spese di rappresentanza, così come per il settore affari generali, riduzioni anche per il settore tecnico manutentivo e per le spese legali, rispettivamente del 40 e del 50%, oltre un 80% in meno per le spese di progettazione. Risparmi iniqui, secondo l'opposizione, di fronte ad una situazione debitoria generale che rimane il vero pomo della discordia e il motivo per il quale, soprattutto l'ex assessore al bilancio, Moro Campilongo, ha attaccato ferocemente l'operato dell'attuale amministrazione. Di contro, il sindaco Basile ha rispedito al mittente le responsabilità in campo contabile, ribadendo l'intenzione di continuare nel tentativo di risanare i conti, evitando il dissesto. La procedura, fin dal 1989, anno in cui è stata istituita, è stata deliberata da 445 comuni in tutta Italia, di cui 127 in Calabria. Tra questi, ben 63 non ne sono ancora usciti. L'unico vantaggio del dissesto sarebbe l'azzeramento dei debiti nei confronti dei creditori, che però sono per la maggior parte aziende del territorio. Motivo in più, hanno dichiarato dalla maggioranza, per continuare a mantenere in piedi la gestione dell'ente.